Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme aria gadripulina. È la seconda lezione, nella lezione precedente abbiamo visto le introduzioni, oggi vedremo la parte A e la parte B, che la parte A è quella cantabile, la parte B invece è quella a tempo. Ed è così. Qua mi sono fermato perché inizia poi la parte C. Allora, vediamo insieme questa parte A e questa. Inizia quindi, dopo che siamo fermati su questa nota, che è l'accordo, agganciamo con questa. E quindi sesta posizione, qui cantabile, non pensate più al tempo di prima, quindi farete questo con l'accordo. Potete rimanere con l'accordo e fate. Quindi questo. O vi fermate, l'accordo insieme al terzo, 3, poi 3, 3, 3, 2 cerchiato, il 2 cerchiato lungo, facciamo solo questo, quindi in chiusura, in sesta posizione, 3, 3, 3, 3, quindi sì, certo, 3, 2 cerchiato, sì, cioè, possiamo anche metterci un po' il tempo sotto, almeno per darvi, è senza tempo questa qua, un po', no senza tempo, un po' soft, diciamo, un rubato si chiama tecnicamente, però mettiamoci un tempo almeno per capire come affrontarla. Questo 3, poi 3, 3, 3, 2 cerchiato, nuovamente 2 cerchiato, 2 pulsazioni. Ovviamente poi togliete queste pulsazioni e fatela un po' libera, non proprio schematica, quindi 3. Chiusura 3, poi 3, 3, 3, 2 cerchiato, il 2 cerchiato che dura 2 pulsazioni più o meno, più o meno, perché vi ricordo che è un cantabile libero. Siamo arrivati fino a qua, fatela per 10 minuti, una mezz'oretta, togliete poi il metronomo, ben fatto. Andiamo avanti, col 2 sempre premuto fate subito 4, 2 cerchiato, 3 e il 3 lungo, questo è, il 2 cerchiato era lungo, ora questo, 4, 2 cerchiato, 3, 4, 2 cerchiato, 3, molto veloce. È una doppia acciaccatura questa. Chiaro, quindi 4, 2 cerchiato, 3 in chiusura, quindi. Va bene? Quindi e lo colleghiamo. Tre pulsazioni, poi il 2. 2 in chiusura e 2 in apertura. Possiamo tenerlo premuto e metto, lo evidenzio, insomma, come abbiamo fatto sempre, va bene? Ed eccoci qua, ci fermiamo qui. Questa è la prima frase di quella ta 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 ta, fino qui, va bene? Fatela per un'oretta o mezz'ora fino qua, va bene? Bene, ben fatto, andiamo avanti. Qua i bassi sempre tenuti, I bassi sono così lunghi, quindi questo. Chiaro, senza tenere presente poi il metronomo, quindi mi fermate qui, tutto legato, quindi. Potreste anche un po' creare un respiro qui e siamo arrivati qua, Ecco qua qui. Andiamo avanti, salite di una posizione, lo stesso tasto praticamente, quinta posizione, in apertura, quindi andiamo in apertura perché il 2 era chiuso e apro. Poi quinta posizione, terzo dito, 4, 2 cerchiato, quindi chiuso, in apertura, 3 in levare, 4, una posizione e mezzo. Mettiamo il metronomo qua così almeno per capire, pensiamo 1, 3 in levare, il quarto dito una posizione e mezzo, 2 cerchiati in levare, questo quindi 1, 3, fa, un, da. Vi ripeto, non tenete tanto al tempo, per ora studiatelo con il ritmo così e poi lo togliete. E in chiusura 3, 2 cerchiato, 4, questo pa, questo ta, ra, ra. Quindi questo in chiusura.
In apertura l'avete capito, siamo qui in quinta posizione, da qui, da qui. Questo l'abbiamo suonato già prima. Ta, ta, ta. In chiusura ho fatto questo. Ta, ra, ra, due pulsazioni. È sempre legato. Ta, ra. Qua è un cantabile. Ta, come modula con la voce, dall'acuto scende al grave. Chi riesce a modularlo, perché questo sarà cantato. Quindi 3, 2. Siamo arrivati fino a 4, 2 pulsazioni. Aggiungiamo le ultime due note, che sarà questa. Quindi... Ta, ta, ta. Ora queste due, tre chiudo, apro, chiave col tre chiudo e poi apro, quindi ta, uno, due, il tre e apro, lo posso tenere premuto perché è lo stesso tasto, basta solo invertire il mantice, chiaro? Ed eccoci qua, tre premuto, chiudo e poi apro, va bene, fatto questo, collegate tutte le frasi, i bassi potreste staccarli poco poco qua, ma insomma... Non è musica classica, deve essere proprio precisissima, quindi è musica folkloristica, divertitevi. Quindi ta 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 e siamo arrivati fino a qua. Qua è tutto libero, va bene? Fatto questo, insomma, è questo. Dopo qualche giorno che avete studiato, con i bassi. Qua potreste tenere i bassi premuti o staccarli, oppure un po' di suspense. Qua vedete c'è un punto coronato qua, notate? Qui c'è questa corona, vuol dire che potete prolungare la nota a vostro piacere, cioè prolungatela un po' di più. La stessa cosa in questa parte, la prima parte tam, tam, prolungate senza andare subito avanti, questo è sopra. Quindi questi due collegamenti, attenzione, li evidenzio diversamente, giusto per farveli insomma, ricordare. Eccoli qua, sono evidenziati in verde così magari diventa più semplice. Va bene? Qui attenzione, prolungate senza fretta, qui prolungate, che ora inizierà a tempo. Va bene? Fatto questo, bentornati dopo qualche giorno, iniziate, c'è scritto a tempo, quindi il 2 levare, il 2 cercato, sesta posizione, scriviamo sesta posizione, P6 perché non è uscito, insomma... stampato bene, questo quindi e poi i bassi, questo quindi il 2 levare, 1, 2 cerchiato, poi pa, 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 4, 4, 2, sono i bassi in apertura, chiaro? Quindi andiamo da qui, dovete riprendere di qua, il 2 cerchiato in levare, 1, 2 cerchiato, poi pa, 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 4 in levare, 4 in battere, 2 cerchiati in levare, solo i bassi, tutti e due insieme, va bene? Fatelo per una mezz'oretta, lo faccio ascoltare questo nuovamente, con un metronomo è più facile, quindi sentite, 1, qua mettiamo un attimino solo, ecco qua, vabbè sì, questo 1, attenzione solo una cosa, qua inizia nuovamente la tarantella, qua non vi ho detto prima ci sta un cambio di tempo, però visto che è libero non vi preoccupate. Qui inizia nuovamente la tarantella di qua a tempo, il 2 cerchiato in levare, e questo qui, quindi 1. E qua già siamo a tempo, ricordatevi, quindi il ritmo, insomma, quindi non cantabile, quindi pa, 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 i bassi, così ancora 1, la, pa, pa, buona, buona, ancora 1, la, pa. Fate questo, ripetetelo tantissimo, di qua partendo, fino a qua sono arrivato con i bassi, andiamo avanti, qua attenzione ora farà questo, dove i due cerchiati in levare, quindi stop, il quarto va in un movimento, nell'altro movimento metto i bassi, quindi questo un due cerchiati in levare, fermo il metronomo, quindi due cerchiati in levare, il quarto in battere. Nella pulsazione successiva metto tutti e due i bassi in apertura e due cerchiato senza bassi. E questo quindi... Questa è la pulsazione, sentite? Quindi... Metto il metronomo, che è meglio, quindi... Ora questo... Ecco qua, ho ripetuto questo, col 2 in levare, vedete,
senza mettere lo stop, quindi un ta ta, qui lo stop e due cerchiate. Fatelo per una mezz'oretta, non è semplice perché i bassi vanno in ritardo con col quarto dito tenuto, quindi un ta ta, a ta ta ta. E in chiusura mettiamo 3 e 2, chiaro? Questo, il 3 in battere e 2 in levare, e poi inizia la parte successiva, va bene? La parte B è questa, quindi 3 e 2 in chiusura, questo. Questo e ci fermiamo qui, la parte diciamo A è finita, va bene? Ed eccoci qua, siamo fino qui, va bene? Quindi riagganciamo tutto questo, ve lo faccio riascoltare dove inizia a tempo, quindi fate per un bel po' di tempo. Andando avanti, ecco qua, abbiamo il quarto dito in levare, qua inizia insomma la parte ritmica, quindi il quarto dito in levare 1, 4, ricordate questo 4, memorizzatelo, ve lo scrivo anche la partitura successiva, però memorizzatelo. La parte B è qui, quindi pausa in battere, quarto dito in levare 4, 4, 2 cerchiato 3, e questo quindi 1, ancora questo, quindi 1. Vi ricordo potete farlo anche con 2 e 4 bassi. Ecco qua, fatevi questo. Quindi usate 1, 4, 4, 4 elevare, 2 cerchiato, 3. Andiamo avanti in apertura. 3, 3, 3, 2 cerchiato in elevare. Quindi è questo, e lo colleghiamo. 1. Poi continuiamo 2 volte il 4. 2 cerchiato 3, 2 volte 2 chiudere, quindi questo. Allora questo 1. Possiamo fare anche solo questo, una prima frase fino qui. Fate solo questa prima frase per chi incontra difficoltà. Ta, ta, da 4, 1, 4, 4, 4, 2 cerchiato, 2 volte 3, 3, 3, 3 staccato, fatelo come se scotta, fatelo così, studiamolo a pezzi così per chi ha difficoltà meglio, quindi sarà questo 1, staccato questo 3, 3, andando avanti 3, 2 cerchiato legato, siamo arrivati fino a qua, studiate queste due frasi, insomma staccate così, va bene? Quindi un ta 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 ta, poi ta ra tam ta 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 ta. Questi due staccati, questi due anche staccati. Lo scrivo qua, poi non lo scriverò più perché è sempre la stessa cosa. Va bene? Fatto questo, andiamo avanti. Benissimo. Vi ricordo che i bassi iniziano di qua, quindi pa 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 pa, di qua. Quindi diciamo il ritmo dell'accompagnamento inizia di qua, ma non poi mettere lo stesso. Andiamo avanti, questo 3 in levare 1, 3, 3, 3, 3, 3, quindi è questo 1, 3, 3, 3, 3, 3, quindi 1, la, pa, 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 allora questo 1, la, pa, 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 fate questo dall'ultima nota del primo rigo della seconda pagina, quindi 1, la, pa, bene, ben fatto, bentornati. Quarto cerchiato in apertura, 4-3, ta-ta, 4-3, ci fermiamo qui a 4-3, questo quindi 4 cerchiato e 3, questi due, in apertura però. Collegate il tutto, sarà così, quindi 1, la, benissimo, fate questo, da questo terzo dito fino a questo è tutto in chiusura, quindi è la pa 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 ta ra. Andiamo avanti, 3, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, chiudiamo 2 volte col 2 e succede questo, insomma andando avanti. In apertura questo, 3 in battere, 2 cerchiato in levare, poi 4, 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, 2 volte il 2 in chiusura, pa, staccati, quindi in chiusura 2-2, quindi ancora questo, quindi
3, 2 cerchiato, poi 4, 3 cerchiato, 4, poi 2 cerchiato, 3, 2 volte 2 in chiusura, e questo quindi. Bene, ripetetevi questo, metto in video, di qua andiamo avanti, ben fatto, collegate il tutto da prima di qua stesso voi, andiamo avanti, quindi 3, 3, ora fate 3, 3, il 4 in levare, 4 in battere, 4 in levare, poi queste altre due note, 4 cerchiate, 3, le stesse note che avete suonato prima, ed è così, più o meno come prima, fa solo così, 3, 3, e questa è l'unica cosa che cambia, fai il 3 in levare, 1, 3, 3, poi il 4 in levare, 4 in battere, 4 in levare, quindi 1, 3, 3, 1, 3, 3, ancora questo 1, 3, 3, in apertura 4 cerchiate e 3 così, quindi 1, 3, 3, ecco qua, fatevi questo, quindi questo qua 1, 3, 3, 4, 4, 4, apertura 4 cerchiate e 3. Fatto questo andiamo avanti, 3, 2 cerchiato, è quasi come quello di qua, come la frase di qua sopra, solo invece di avere 4, 3 cerchiato, 4 abbiamo 4, 4, ma cambia ben poco e poi cambia un po' alla fine, però gira e gira sempre la stessa cosa, 3, 2 cerchiato, 4, 4, 2 cerchiato, 4 e chiudiamo con 4, 3, tranne l'ultima nota, suoniamo, e questo aspettate, questo 3 in battere, 2 cerchiato in levare, 2 volte il 4, poi 2 cerchiato, il 4 in levare e chiudendo 4 il 3 in levare, questo praticamente 4 4 staccato, tutto il resto legato, quindi qua potreste tenere il tasto premuto se volete il quarto dito, ve lo evidenzio se ci riuscite, se no lo ribattete senza nessun problema. Ecco qua, fatevi questa frase di qua. Chiaro? Bene, fatto questo, collegate tutta questa frase però di qua. Va bene, di qua, fatela per qualche giorno senza problemi. Suonate poi ora questo terzo dito e riprendete, sapete da dove? Obbligatoriamente da qui, vedete? Cioè, questo è un ritornello, Ecco qua, lo ripetete di qua, dovete farlo praticamente, questi due righi vanno eseguiti due volte, arrivati qua, riprendete di qua, va bene? Lo suonate nuovamente, fate poi il 3 e andate avanti, va bene? Ora facciamo finta che abbiamo già suonato due volte questo, andiamo avanti col 3 e 3, qui, che è sempre la stessa cosa, quindi 1. Facilissimo, quindi abbiamo il 3 in levare, 3, 3, 3, 3, 3, 4 cerchiate e 3, lo stesso discorso di prima, cambia niente, per chi studia, ecco qua, è uguale a quello che avete fatto prima, vedete qui, 3, 3, 3, 3, 3, ta, uguale qui, 3, 3, 3, 3, 3, ta, ta, poi 3, 2 cerchiato e quello che avete suonato prima qua, un mix, insomma, 3, 2 cerchiato, 4 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3 e chiudete con tutte e tre i tasti, e solo questo cambia. Cambia la finale, il finale, quindi così, e poi in apertura, quindi questo, quindi in apertura 4 cerchiato, 3 e 2, e nuovamente in chiusura 4, 3, 2, quindi questa, così finisce questa, è tutto fatto veloce però poi qui, quindi e si va avanti, va bene? Ecco qua, tam, 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 e c'è la parte C che vedremo nella lezione successiva, va bene? Questi righi si fanno due volte, si va avanti, è sempre molto ripetitiva, quindi fatto questo poi collegate tutto dall'inizio, la prima parte, diciamo questa cantabile, andando avanti, ascoltate il brano cantato, ve lo consiglio, insomma, e ciò che vi aiuterà tanto ad impararlo, va bene? E poi ci sarà la parte C che vedremo nella lezione successiva. Bene, i bassi è ovviamente l'ultima cosa da mettere, ricordatevi che iniziano da dove sono scritti, dalla seconda pagina, seconda battuta, va bene? Se vi è piaciuto il video condividetelo, se vi è piaciuto e se vi è stato soprattutto utile, perché il piacere è un po' diverso, insomma, se vi è stato utile condividete sui social, sarà un modo per farmi capire che insomma vi è stato utile, quindi farò, insomma, pubblicherò gli altri video di tutto il brano. Se vedrò che ci sarà poco interesse, come tanti brani, insomma, mi fermerò.
Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!